Speed Day speciale al Marina Bay di Marina di Ravenna domenica pomeriggio. Single da ogni parte d'Italia, uomini e donne, si sono ritrovati nel tentativo di conoscere, forse, l'anima gemella e per entrare nel Guinness dei primati per lo Speed Date col maggior numero di partecipanti. L'evento è stato ribattezzato in realtà Smile Date per la particolare sponsorizzazione di una nota marca di dentifricio. Lo speed date è un breve incontro tra due persone, che in questo caso dura 3 minuti, e in questi 3 minuti queste persone devono cercare di conoscersi e raccontarsi un po' qualcosa di sé per vedere se scatta la scintilla. Perché abbiamo deciso di fare uno smile date? Perché alla fine abbiamo considerato il tempo di un sorriso, quindi nel tempo di un sorriso queste persone devono riuscire a far scantare la scintilla nell'altro e speriamo per loro che trovino l'anima gemella. Quanti sono i partecipanti fino adesso? I partecipanti fino adesso sono 250, però noi siamo qui proprio in presidio costante, andremo avanti ad oltranza. Abbiamo qua DJ di 105, abbiamo DJ set, open bar, quindi siamo pronti ad andare avanti tutta la notte. Per arrivare al record invece di entrare nel Guinness, quante persone servono? E ne dobbiamo battere il record che è stato fatto in Sudafrica, dove erano in 435, quindi ci basta arrivare a 436, però assolutamente non manderemo via nessuno, quindi tutti quelli che vogliono partecipare sono benvenuti. Ok, senti, più uomini o più donne stanno venendo? Ma guarda, inizialmente la situazione era abbastanza bilanciata, poi devo dire che l'uomo ha risposto molto meglio all'annuncio, infatti quindi è un appello proprio: donne, fatevi vive, venite qua, perché tra l'altro ci sono tanti bei ragazzi, quindi secondo me è un'ottima occasione per passare una giornata diversa, sicuramente. Come sta andando? Il bello è che mi stanno offrendo da bere, mi stanno offrendo serate e poi sono tutti simpatici, dai. Da dove vieni? Bologna. E sei venuto qua, eri già qua a Marina di Ravenna, sei No, venuto sono apposta? venuta appositamente. Bene, direi. Tranquillo, simpatico, divertente, diverso dal solito. Qualche ragazza interessante? Sì, anche. Innanzitutto ti chiedo da dove vieni e se sei qui da solo. No, sono qui con un'amica, vengo da Mestre. E come mai hai deciso di partecipare? Ma per divertirmi, per fare un'esperienza, per vedere. È il primo speed date, non l'ho mai fatto. E dato che volevo provarlo, era un po' che mi stuzzicava, ho detto perché non provare quello più grande del mondo. Ma conoscere nuove ragazze Per non è mai un il free problema. drink, dai, dillo, E per il poi c'è free il free drink. drink, poi ci sono altre molte altre cose, diciamo. E poi la bellissima maglietta, ricordiamolo. Qua dicono perché sei disperato. Ma può essere, però vedremo. Sono più i ragazzi che intortano o le ragazze che devono trovare. Faccio tutto da sola. Ma li hai visti che sono ubriachi già alle 4 del pomeriggio? Non ce la possono fare? E che informazioni usi? Che tattiche usi? Perché ormai, cioè, le domande sono in 3 minuti, ora si rischia sempre di fare le stesse. La cosa buffa è che arrivano tutti seri, precisi, ordinati e ti chiedono come ti chiami, dove abiti e che lavoro fai. Io li fermo e gli dico: senti, dimmi dove sei stato ieri sera, cosa hai fatto, e anzi, chiedi al cameriere se ti ordina un mojito. E da lì poi ridono e vai. Nessuno, sono bello di mio e simpatico di mio, quindi non ho bisogno di usare tattiche. Okay. Da dove vieni? Milano. Ma nessuno in particolare, cerco di essere me stesso e di essere simpatico, basta. Credo che cercherò di essere simpatico con tutte e fare due parole piacevoli. Dopodiché non ci vuole mai molto per capire se si può, come dire, proseguire con una conoscenza o no. Sarà dura, non so ancora che tattiche utilizzare, adesso ci penserò sul momento, diciamo. Quali sono le informazioni che ti colpiscono per poi in un eventuale Allora, incontro dopo? la cosa buffa è che non puoi chiedere informazioni personali. Se le dimenticano dopo 3 minuti è la successiva, no? Quindi è inutile che gli dici come ti chiami e altre cose. Il bello è lasciargli comunque qualcosa di simpatico. Devi colpire in qualche modo, poi alla fine si ricordano di te. Credo le proprie aspirazioni. Sì, non quello che è stata o che ha fatto o che è oggi, ma dove sta andando, ecco. Quello sì mi interesserà di più. Beh, sicuramente Cos'è che vai cercando? la bellezza interiore delle ragazze. Parlando un po' più seriamente, invece. Ma non lo so, dipende cosa fa nella vita, cosa gli piace fare, eccetera. Ma informazioni, più che altro vedo se sono sorridenti e ben disposte. E ovviamente carine. Per ora che ragazza stai trovando? Ah, no,
No, in generale tutte abbastanza simpatiche, tranne qualche rara eccezione che abbiamo subito tagliato. Quindi cosa hai fatto? No, comunque ho cercato di tirare avanti 3 minuti senza mandarle a quel paese. Esatto. Okay. Abbiamo fatto weekend e sabato, già che ci trovavamo qua abbiamo deciso di partecipare. Quindi quanti amici siete? In 3. Siamo 7. Sì. Tutti single? Tutti single e tutti faremo il gioco, solo che sono l'unico coraggioso che si è fatto riprendere la telecamera, che sia chiaro. Sei venuta qua da sola, con amici? Da sola. Le amiche sono in spiaggia a prendere il sole, perché è meglio l'abbronzatura dello speed date. Quindi sai, quando dici faccio lo speed date, tutti dicono ma dai, ma perché non riesci a trovarti qualcuno da sola? No, è divertente comunque comunicare con delle persone. Io ho trovato anche gente con cui fare business di lavoro, ma perché no? Io l'ho trovato interessante proprio perché hai una visione diversa di alcune persone e l'interessante è avere rapporti anche oltre qua. Federico Lega per Ravenna Web TV.